muove. Ma domandate le mie cose, che c'entra nonna? La festa è per me. Abbondate in cibi, che abbiamo moltissima gente stasera. Comandiamo a dolci. E i profiteroles? Castagnole frappe. Uffa! La contessa ha dato ordine di non fare i profiterol. Uffa! Costa mamma mia. Uffa! Ma non sei Vittoria la coniglia, tu? Sì. Con quei bambini? Belli, bellissimi. Lasci star, signor Conte. Cosa fai, Vittoria, qui? Aspetto sua mamma, la contessa. E andiamo anche voi. Ma lo fate apposta, straccioni? Vi presentate l'ultimo giorno di carnevale, poi dicono che vi vogliamo male, ma siete voi che volete far voler male. Non potreste venire domani a prendere gli avanzi? No, grazie, signor Conte. Non ho più bisogno. Ho avuto un colpo di fortuna. Che acidina, Go trovare un martian. E che ci fai? Beh, lo vendo alla sua mamma. Puoi venire con me un momento. Vieni, cara. Su, vieni. Entra. Ma anche tu, Benedetta. Ma come, hai un marziano, lo vede la mamma? E a chi godo venderlo? Ma come, chi me lo devi dare a me, no? Ma, signor Conte, lui non ha una lira. Sua mamma lo ha interdetto. Ma chi me le dice queste cose? Sono tutte cose che vi inventate voi. Sì, sono interdetto. Ma io ho tanta roba, sai. Gioielli, buoni del tesoro, guarda che brillocco che ho. Tutta roba intestata da me. Mi dispiace, signor Conte, ma mi vorrei trattare con sua mamma. Ma sei contadino e c'è stata, sai. Ehi, tu, la contessa dorme, torna dopo carnevale. Va bene. Andiamo di là, vieni. Vieni, cara, vieni. Vieni, cara, vieni. Wanda, lasciaci sole, che devo parlare con questa contadina. Vai di là, ma non dire niente a mamma dove sono. È una pettegola, non può tenere la bocca chiusa. Quella Wanda è la mia migliore amica. Siedi, cara, mettiti a sedere. Siedi, siedi, wow. Non aver paura. Su, dimmi un po'. Ma perché lo vuoi portare a mamma, quel marziano? Mi hanno detto che li compra. E quanto credi che li paghi? Eh beh, senta, signor Conte, mi deve dare una barca dei milioni. Beh, con mia madre sei cascata male. Si approfitta dell'ignoranza. Sono i contadini che glieli portano. E questa vigliacca non me li ha fatti neanche vedere. E cosa che ne fa? Li strozza e li butta nel pozzo. Oh, Poiretti. Tutti così finiscono i marziani. Poiretti, ma perché li strozza? Ma non lo so. Teme forse che vengano per sobillare i contadini contro di lei. Teme forse che venga una rivoluzione. Faceva così anche durante l'esistenza. Ti ricordi che cosa faceva dei partigiani? Sì, mi ricordo, li ospitava in villa e gli dava da mangiare. Sì, li avvelenava e li buttava nel pozzo. Io la odio, quella vigliacca. Ero anch'io partigiano. Scusa, cara. Non fai caso a quello che vedi, una botta di sonno. Signor Conte, signor Conte, signor Conte, signor Conte, signor Conte. Apre tutti i sensi. No, niente, cara, un attacco. Sono epilettico io, anche papà ce l'aveva. Vuoi un whisky, no? No, grazie, non voglio una niente. Una caramella? No, non voglio niente, voglio trattare che devo venderlo subito, sto marziano. Ma te lo compro io, questo marziano. Stai tranquilla, te lo compro. Me lo compro? Ma certamente. E quanto mi dà? Ma, cara, me lo vorrei almeno far vedere, no? Almeno così la sembianza. Dimmi un po', come maschio o femmina, questo essere strano? Beh, veramente non si capisce ben. Mezzo uomo o mezzo donna. Comunque più uomo che donna. Mi interessano enormemente, mi interessano. E dimmi un po', che cosa fa? Riesce a parlare, a trasmettere? Riesce a comunicare? Eh sì, signor Conte, si sforza. Si sforza di comunicare, fa anche dei segnali con l'antenna. Ma a me non capisco niente. E che vuoi capire tu, sei ignorante? Eh già. Questi strani esseri che vengono da altri pianeti e che scendono sulla Terra per comunicare con noi, chissà di quali segreti scientifici sono in possesso, chi lo sa? Forse hanno trovato la ricetta per guarire tutte le malattie. Forse avranno anche il potere di cambiare i sessi, uomini in donne, donne in uomini, di far parlare i cani. Chi lo sa? Anche i cani. Possono aver scoperto l'elisir di lunga vita, per cui si potrà campare 100 anni, 200, 2000. Chi lo può dire? Che ne sai tu? Portamelo questo marziano, che ti faccio licca. Vado a prenderlo. Ma certo, subito. Senti, fai le cose per benino, non dire niente a mamma. Vado. Scusa, cara, non far caso a quello che vedi. Oddio, signor Conte, le riprendo ancora? Sì, ciao, ci vediamo dopo. Va bene. Porca bestia, speriamo che non mi muora proprio adesso.